Giancarlo Antognoni, sorpreso dalle dimissioni di Conte da allenatore della Juventus? Beh, un po' sì, come tutti, un po' sorpresi, perché insomma abbandonare una squadra che praticamente in questi 3 anni ha vinto tutto, forse c'è stata qualche piccola divergenza sul mercato, se non, non si può spiegare. Poi Conte è un uomo Juve da, prima da giocatore, poi da, da allenatore, praticamente in questi 3 anni ha vinto consecutivamente tre volte il campionato. Quindi una rinuncia così sicuramente sono stati dei disguidi a livello mercato. Potevano arrivare un po' prima queste dimissioni, magari proprio alla fine del campionato, in modo da non compromettere anche i mesi successivi la nuova scelta dell'allenatore? Sì, è una cosa un po' inusuale da parte della Juve, perché ripeto, è una società che è all'avanguardia, una società che a livello europeo, anzi mondiale, è una delle più importanti, quindi insomma arrivare proprio alla fine a questo divorzio mi sembra un po' azzardato, però ci sono le possibilità per cui vada un altro allenatore altrettanto bravo, però credo che emulare Conte oggi non è facile, anche per il nuovo allenatore che arriverà alla Juve. Probabilmente Conte ha capito che non c'erano le condizioni per provare a vincere la Champions, che era il trofeo che lui sognava di alzare. Sì, la Juve ormai credo che punti esclusivamente alla Champions. Il campionato ne ha vinti tantissimi e dopo 3 di fila credo l'ambizione era quella di poter arrivare ad alzare questo trofeo. Chiaramente a livello europeo ci sono squadre importanti e difficili da superare, però con giusti innesti penso la Juve poteva inserirsi in questo contesto con giusti giocatori importanti. Adesso si parla insistentemente di Allegri come successore di Conte, ci può essere secondo te un problema Pirlo, il fatto che questo giocatore sia stato di fatto allontanato dal Milan per volere di Allegri, potrà giocare un ruolo decisivo secondo te o no? Ma ormai la Juve anche come metodologia di gioco è abbastanza delineata. Se dovesse andare Allegri, qualche problemino con Pirlo ci potrebbe essere, però sicuramente risolvibile al momento in cui Allegri accetta di diventare allenatore. Poi Allegri è un aziendalista, quindi giustamente si adeguerà anche alla situazione Pirlo.